Ti interessa sapere come puoi fare per fare innamorare perdutamente un uomo in soli 10 giorni? Se la risposta è sì, in questo video troverai una tecnica molto efficace. Sei pronta? Iniziamo! Ciao, sono Riccardo e in questo canale tratto argomenti relativi alla crescita personale, alle relazioni. Se l'argomento ti interessa, puoi iscriverti al canale cliccando sulla campanellina. In questo modo, ogni volta che pubblicherò un nuovo video, tu riceverai una notifica. Ultimamente mi domandate questo: mi dite Riccardo, come posso conquistare un uomo in soli 10 giorni? E mi viene da sorridere perché non capisco quale fretta ci sia, no, in questo processo di conquista, però vi risponderò. Quindi, se credete come me che non ci sia fretta nella conquista, allora lasciatemi qua sotto un mi piace. Facciamo comunque questa prova. Tu hai bisogno di conquistare e far innamorare questo uomo in soli 10 giorni, e per farlo tu devi creare degli stimoli che diano delle risposte rapide. In definitiva, ciò che devi fare è confondere la mente di un uomo. Fare in modo che lui stia là e cerchi una risposta. Ed in effetti, due degli errori più comuni commessi dalle donne sono questi. Il primo è fare in modo che abbia chiaro fin dall'inizio che voi volete stare con lui. Il secondo è che lui abbia chiaro fin dall'inizio che non volete stare con lui. Entrambe le situazioni rappresentano già un problema se voi volete far innamorare un uomo. Perché lui già sa cosa volete e cosa non volete e non starà là pensando e cercando una risposta. Se ogni volta che si avvicina tu sei là, sorridente, aperta, solare, disposta al dialogo, lui saprà chiaramente che sei interessata a lui e quindi non dovrà cercare una risposta. Allo stesso modo, se ogni volta che lui si avvicina tu ti allontani, fai la sostenuta, non rispondi ai messaggi e ti comporti da star, lui avrà chiaro l'idea che non sei interessata a lui. Quindi, qual è la soluzione? È che dovresti inviare dei messaggi contrastanti. Attenzione, perché questo del dare e togliere, è una tecnica che funziona nella fase iniziale, nella fase di approccio, nella fase di innamoramento. Sul lungo termine non applicarla perché non porta buoni risultati. A questo punto, cosa puoi fare per generare dei messaggi contrastanti? Ad esempio, quando lo saluti, non limitarti a dargli un bacio, magari puoi dargli un bacio e accarezzarlo qua. E quando dai questo bacio e questa carezza, fermati, rimani un po', qualche 1 o 2 secondi a contatto con la sua pelle, perché in questo modo lui potrà sentire il tuo profumo. E poi una volta che tu ti allontani, puoi magari tenergli la mano, allontanarti o strusciare le sue mani, e quando sei a distanza lo guardi negli occhi e dopo un po' potresti dire: mi è mancata una giornata come questa. Fai una piccola pausa all'insegna dell'amicizia. E a questo punto lui sarà confuso, si domanderà perché mi dà un bacio così e poi mi dice che io per lei sono un amico. Se è un tipo con un alto livello di autostima, dirà, o meglio, penserà, ok, è interessata a me, però non lo vuole riconoscere. Se invece è un tipo con una bassa autostima, penserà che tu vuoi semplicemente un rapporto di amicizia. Se è un tipo con un livello intermedio di amicizia, allora starà là e cercherà una risposta. Quindi se in questi 10 giorni tu riesci a creare delle situazioni di questo tipo, delle situazioni contrastanti, lui starà là e continuerà a pensarti, continuerà a pensare e cercare una risposta. Vuole o non vuole? Altre soluzioni per creare questa confusione. Ad esempio, siete ad un bar, state bevendo qualche cosa, tu ti alzi per andare al bagno, quando torni, magari passi tra lui, gli appoggi le mani sulle spalle e gli fai una carezza. E poi ti siedi accanto. E lui, quando comincia ad invadere il suo spazio e toccarlo, comincerà ad avere delle fantasie su di te. Un'altra idea è che magari siete con degli amici, siete in auto, state andando in un luogo, scendete dall'auto, ma tu avrai lasciato il tuo telefono in auto. Quindi entrerete in questo luogo, in questa discoteca, in questo bar, e a un certo punto tu gli dirai: oh, mi sono dimenticato il cellulare in auto. Mi accompagni? Oppure te lo dirà lui di accompagnarti. Ed andrete insieme in auto e in questo modo avrai l'occasione per parlare.
Sembrano cose piccole, ma sono questi piccoli atteggiamenti contrastanti che lo faranno dubitare. Si domanderà, vuole o non vuole stare con me? Ricorda ancora una volta, se lui avrà chiaro fin dall'inizio qual è il tuo obiettivo, lui perderà l'interesse. Ciò che a te interessa invece è creare questo dubbio, questa incertezza. Anche l'uso del WhatsApp e dei messaggi di testo è funzionale a questo tipo di messaggio contrastante. Ad esempio, lui potrebbe inviarti un messaggio e tu potresti rispondere sul momento con delle faccine sorridenti e con tanto entusiasmo. Oppure potrebbe inviarti un messaggio e tu potresti rispondere dopo un'ora in modo piuttosto secco. Oppure potrebbe inviarti un messaggio e tu potresti rispondere immediatamente in modo secco. Oppure potrebbe inviarti un messaggio e tu potresti rispondere dopo un'ora in modo solare, energico. Magari potresti inviargli una foto, un video, un audio. Questi messaggi contrastanti funzionano perché lui starà là e si domanderà, ok, vuole stare con me? Non vuole stare con me? E quindi cercherà una risposta e si avvicinerà ogni volta di più a te, perché noi, come detto anche in un altro video, se vuoi guardalo qua, noi uomini vogliamo ciò che non possiamo avere, e tu in questo modo, con questo atteggiamento, metterai il dubbio, d'accordo? Io spero che questo video ti sia piaciuto. Se lo ritieni interessante puoi mandarlo ad un'amica, puoi lasciare un mi piace, o se vuoi commentare, vuoi condividere una tua esperienza, qua in basso, nel box dei commenti, scrivi qualche cosa e io ti risponderò. Per oggi è tutto, ti auguro una buona giornata e noi ci vediamo presto. Ciao!